E tu chi saresti? Sono Giulia, non ricordi? Quella che ti ha piantato quegli stivaletti che ti ritrovi ai piedi. Ah, ma certo! Giulia! Beh, come mai sei qui? Oh, non puoi capire in che guaio mi sia cacciata. Qualche giorno fa mi ha fermata la mia tutor scolastica dicendomi della possibilità di fare un concorso bandito dal MIUR. Dovrei realizzare un video in cui emerga la mia esperienza dell'alternanza scuola-lavoro che ho svolto qui a febbraio-marzo. E le ho detto che lo farò, ma non so neanche da dove partire. Oh, devi aiutarmi. D'altro canto eri qui il primo giorno quando sono arrivata. Lunedì 26 febbraio, se non ricordo male. Ben 8 mesi fa oramai. E posso ben immaginare la tua preoccupazione. Un posto nuovo, sola soletta, tra corpi di legno che prendon vita. Avevo le mie buone ragioni. L'anno prima ero con altre due ragazze del mio liceo in un classico teatro, mentre quest'anno ho capito che sarebbe stato diverso da quando la mia tutor scolastica, la professoressa Cazzolani, mi ha raccomandata con queste parole. C'è la possibilità che tu possa fare l'alternanza al Teatro Colla, un teatro di marionette. Dovresti svolgere molte attività manuali, è una cosa particolare, quindi vorrei che ne fossi convinta. Inutile dire che quel primo giorno la mia agitazione saliva alle stelle. E mi dicevo, io amo il teatro, ma le marionette cosa avranno mai di così speciale? Frena! Rimangiati subito quello che hai detto! Tranquillo, parlavo senza sapere! Perché vedi, già dal primo giorno la magia che legge in questo luogo mi ha rapita irresistibilmente. Non ci potevo credere quando mi è stato detto che qui a pranzo si mangiano tutti assieme le prelibatezze di Maria Grazia. Mi son detta, ehi Giulia, hai appena trovato la tua seconda famiglia. E così è stato. Innanzitutto non riuscivo a capacitarmi del fatto che fossero solo loro 11, gli altri 3 si occupano dell'ufficio, a dar vita a uno spettacolo che comprende un lavoro di stesura del testo, scultura dei vostri corpi, cucitura degli abiti, creazione delle parrucche, pittura della vostra pelle lignea, vestizione, applicazione di fili, realizzazione delle scenografie. Mi sembra di aver scoperto il mestiere che congloba tutte le mie passioni. Ho trascorso le 2 settimane tra l'attenta osservazione degli artigiani marionettisti e la messa in atto di ciò che avevo visto e imparato. Ho imparato a vestire voi marionette, a mettervi fili, a cucire per creare collettini, mutande, polsini, pettorine e altri piccoli ornamenti da aggiungere agli abiti. Mi è stato mostrato il mondo delle luci e dei sistemi elettrici sul palco. E infine un giorno mi è stata messa in mano una marionetta con queste parole. Vai, questo è il filo della gamba destra, ti lascio le luci accese. Mi ricordo le emozioni travolgenti che ho provato quando durante una rappresentazione del Pifferaio Magico Camillo mi ha fatto cenno dal ponte di manovra di salire su con loro a muovere le code degli animali. O quando tempo dopo mancava Piero alle prove di sogno di una notte di mezz'estate e Maria Grazia mi ha detto di sostituirlo in un paio di personaggi. Ah, e così hai scoperto la macchina infernale che sta dietro uno spettacolo per bambini? Ma ti ho detto che era solo uno stupido pregiudizio! Tanto che, ad alternanza ultimata, sono andata in tournée 3 giorni con la compagnia Cremona per la rappresentazione della Lampada di Aladino al Teatro Ponchielli. Inoltre, ti ricordo che, tornata a scuola, non ho abbandonato questo posto. Sono sempre venuta regolarmente per assistere alle prove degli spettacoli o dare una mano facendo qualche piccolo lavoretto. Ad esempio, ho tradotto in greco antico, con l'aiuto della mia professoressa, un elenco di varie rappresentazioni che reggeva la marionetta di Egeo Il sogno di una notte di mezz'estate. Ti credo. Ti stavo prendendo in giro. Anche perché ti vedo che sei sempre qui nei paraggi. Ma dimmi, come ti spieghi quest'improvvisa attitudine che hai sentito per questo lavoro così particolare? Come hai fatto fin da subito a inserirti così bene? Certo, sicuramente mi hanno aiutato alcuni aspetti della vita scolastica. Come il fatto di dover portare a termine i compiti assegnati nei tempi stabiliti nel migliore dei modi, di saper analizzare e risolvere i problemi, di diventare man mano sempre più responsabile e infine di potersi confrontare e relazionare in modo appropriato e producente. Inoltre, credo di essere stata veramente fortunata, non solo per aver scoperto un lavoro manuale così variegato e affascinante, ma anche per aver incontrato persone così disponibili, esperte, appassionate di ciò che fanno, stimolanti e umanamente eccezionali. Questa esperienza ha ribaltato completamente i miei progetti. Mi sono talmente innamorata di questo mondo che mi pare quasi di aver visto concretizzarsi davanti a me un possibile futuro lavorativo. Incredibile! Addirittura! Senti Giulia, mentre facevi questo interessantissimo sproloquio,
io mi son dato da fare per questo famoso concorso. Non sarebbe interessante intervistare uno dei tuoi marionettisti e fare qualche domanda anche alla tua tutor scolastica? Porconte, sei un genio! Oh, grazie! Allora l'intervisti tu, eh? Sapevo di poter contare su di te! Buongiorno, signori e signore. Ecco, volevo domandarvi un paio di cose, se posso. È stata un'idea di Giulia. Piero, come mai la compagnia offre la possibilità a così tanti ragazzi di svolgere qui l'alternanza scuola al lavoro? Io ritengo che uno dei compiti più importanti della nostra attività sia quello di tramandare alle giovani, alle nuove generazioni, quello che è la tradizione del teatro delle marionette, così come è stata tramandata a noi. Uno dei nostri compiti più importanti è proprio quello di avvicinare i giovani a questo lavoro, di far conoscere quello che è la realtà della nostra attività, sia in campo artistico che in campo artigianale, e magari far scoccare una scintilla che possa far diventare questi giovani i marionettisti del futuro. Noi abbiamo avuto un grandissimo maestro, un maestro che è stato un maestro di vita, oltre che un maestro di lavoro, come è diventato poi, e riteniamo che il suo principale insegnamento sia stato questo, cioè fare in modo che si possa trasmettere agli altri la voglia di andare avanti. Senza questa cosa non c'è il futuro, non c'è futuro nel nostro lavoro, non c'è futuro in quest'arte. Mentre lei, professoressa? Cazzulani, Camilla Cazzulani. Professoressa Cazzulani, come mai ha pensato proprio a Carlo Colla e figli? Non ha considerato che potesse essere rischioso per uno studente venire a svolgere il periodo di alternanza qui? Carlo Colla a Milano è storia. Inoltre mio padre mi ha sempre raccontato la famiglia Colla come grandi artisti e grandi artigiani. Riguardo alla soddisfazione, sicuramente questo progetto dà parecchie soddisfazioni, Giulia in particolar modo e anche altri. Ho capito. Grazie mille per il vostro tempo. Alla prossima!